Guardate il video fino alla fine, non ve ne pentirete, c'è una scena bonus alla fine, quindi guardatelo. Oggi siamo qui tornati in un nuovissimo video fantastico, perché io sono fantastica, voi siete fantastici, siamo tutti fantastici, questo video è fantastico, quella poltrona è fantastica, questi capelli fanno schifo, questo abbigliamento è orribile, ma comunque, mamma mia. Oggi raga, dovete raccontarmi tutti come state. Sono super interessata di sapere come state, quindi mi raccomando qui sotto nei commenti, ragazzi, raccontatemi un pochino cosa state facendo in questo periodo, come va con la scuola, tutto ok, tutto non ok, a me tutto ok ragazzi, tutto va benissimo. Tranquilli, la mia vita è fantastica. Perché c'è un piccone? Perché c'è questo coso attaccato alla luce? Ma no, vabbè, quante domande. Comunque, tralasciando questo, oggi raga siamo qui per fare un video, un video prank che portai sul canale tipo 2 anni fa e vi piacque un botto. Cioè, in questo momento il video, se non erro, è a 1 milione di visualizzazioni. Cioè raga, una marea di gente l'ha visto e ho visto un sacco di commenti di apprezzamento per il video. E io ho fatto wow, ma perché non rifacciamo? Ci ho messo 2 anni, ci ho messo 2 anni ragazzi a trovare questo palloncino. Perché sì, in questo video ragazzi vi servirà questo palloncino. Se vi state chiedendo dentro questo palloncino cosa c'è, io vi rispondo: aria? No. L'elio? Sì. Niente, sta diventando un video per bambini di 2 anni e mezzo, come me. Oggi raga, voglio raccontarvi innanzitutto la storia di questo palloncino inutile. No. Vabbè raga, io sono altissima, quindi lo riprenderò. Adesso lo lasciamo lì, basta. Adesso lui rimarrà. Praticamente, che tristezza, poveri. Praticamente raga, questo palloncino qui io l'ho comprato tipo 20 minuti fa e potete sapere la scena, cioè voglio rappresentarvi la scena di come ho acquistato un palloncino soltanto dentro questo negozio. Io ho cercato davvero, ma seriamente, per mesi dei negozi o comunque dei bar o qualcosa in giro per le strade che vendessero questi cavolo di palloncini, ma io ve lo giuro, non ho mai trovato, cioè non ho mai capito dove la gente comprasse questi cosi, tutti questi palloncini, tutti felici con questi cosi per l'elio. Io non ho mai trovato un posto dove gonfiasse palloncini con l'elio. Oggi finalmente, per caso, stavamo camminando io e Giorgia e un nostro amico Aliuk. Ciao ragazzi, vi saluto, vi voglio bene. Non è vero, in realtà, via. Stavamo camminando e mi è apparso davanti questo pallone gigante con scritto love. Perché questo video, ragazzi, lo sto registrando prima di San Valentino e voi questo video lo vedrete dopo San Valentino. Quindi non posso neanche augurarvi buon San Valentino perché ormai è già passato. Ma tata, chi interessa di San Valentino? Siamo tutti single, sì. Ma comunque, vedo questo grandissimo palloncino con scritto love e faccio no raga. Mi è venuto in mente il mio vecchissimo video che realizzai, dove feci gli scherzi ai miei amici youtubers e influencer o comunque amichetti con l'elio. E raga, tutti ci sono cascati, tutti, perché la voce ovviamente con l'elio viene amplificata e quindi diventa praticamente irriconoscibile. Ed è stato molto divertente perché alcuni non hanno risposto, altri se la sono pure ripresa, mi hanno scritto, insultato. Altri sono stati al gioco, quindi hanno risposto in modo tranquillo. Altri mi hanno attaccato, altri non hanno risposto, ma comunque mi sono divertita un casino perché, cioè raga, dai, è stato divertentissimo. Detto ciò, sono entrata in questo posto dove ho visto sto pallone gigante e sono corsa immediatamente dalla cassiera. No, non è vero, in realtà mi sono messa lì a guardare il palloncino e la cassiera mi ha detto: che cosa vuoi? E ho detto: ciao, voglio un palloncino. Lei va lì per elencarmi tutti i palloncini con la scritta love e io con il cuore spezzato e la lacrimuccia ho detto: no, guarda, non mi serve per San Valentino. Lei mi guarda, fa: ah, va bene, ti serve per il compleanno? E no. E lei mi guardava molto: a cosa ti serve? E io: per un video. Come? Per un video. Per un video, faccio video su YouTube. Tutti quanti sono girati perché, cioè dai raga, è imbarazzante. Voglio fare un video con l'elio. Va bene, quanti palloncini vuoi? 1. Lei mi ha guardato e ha fatto: 1? Ok. È andata là e ha preso il palloncino. Io ero molto scioccata perché pensavo in realtà che mi mandasse tipo via a calci, tipo: vattene via, non ti vogliamo. Però in realtà mi ha offerto il mio bellissimo palloncino che ho pagato 1,50 euro, che io volevo pagare col bancomat. Però la tipo mi ha detto: no, non accettiamo bancomat a 1,50 euro. Allora mi è scesa un'altra lacrima. Poi io da Giorgio mi ha detto: tieni, e mi ha lasciato 2 euro. Io ho fatto: sì, sono ricca. Perché raga, cioè, i veri youtubers e i veri ricconi i soldi non li tengono, i contanti li tengono nella carta. Preso sto palloncino, all'inizio mi fa: guarda che lo devi tenere in mano.
In che senso? Se dopo lo devi aprire non ti posso fare il nodo. Ah, e come lo tengo che io devo guidare? Perché raga, cioè io guido, sapete come mai? Con il volante, con la mano, cioè devo tenere il volante per guidare, no? E come faccio? Io ho cercato un confronto in Giorgia, ma Giorgia fa, fra, non lo puoi prendere. Io ho detto, no, io questo video adesso lo devo fare, perché io quando mi impunto una cosa la voglio assolutamente fare. Ho insistito sul fare il nodo, mi ha fatto il nodo. Ho insistito sul darmi il cordino, mi ha dato il cordino. E adesso sono qui, ragazzi, pronta a registrare questo fantastico video. Io spero con tutta me stessa che le persone rispondano. Sono le 21:22 di se... Si è attivata Siri? Mi astengo dal rispondere. Gli ho detto sono le 21:22 di sì, mi astengo da rispondere. Bene, Siri funziona benissimo. Sono qui appunto per fare questo video e spero tanto che le persone rispondano. Non tanto per l'orario, ma in generale perché noi youtuber siamo dei pipponi, scusate, ma non possiamo rispondere alle chiamate anonime. Anche perché tutte le volte che ho cercato di rispondere per capire se c'è un essere vivente dall'altra parte della chiamata, ho ricevuto soltanto insulti, 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 e indovinate? Insulti. Quindi alla fine ci ho rinunciato, ho detto no, ok, non rispondo più. Ma comunque, bando alle ciance, che sono 37 minuti che sto parlando. Adesso passiamo immediatamente al video. Devo assolutamente mettere la postazione, sistemare le luci. Facciamo veloci, vediamo tra 3 secondi. Quindi tra 3, 2, 1. Wow, eccoci qua raga. Ho recuperato il palloncino, ovviamente. Adesso siamo tutti fermi, calmi, pronti per questa sfida. Io sinceramente ho paura perché ho un palloncino che adesso aprirò. Ma dove le ho messe? Ma dove? Eccole. Se adesso lo rompo, lo buco, lo sfondo, io adesso mi ammazzo. Io adesso mi ammazzo. In più sto avendo dei problemi con questa telecamera, infatti molto probabilmente a breve la devo cambiare, perché si interrompe la registrazione, non mi salva i file e me li corrompe. Cioè tipo li distrugge, non lo so, vabbè, comunque li... No, non riesco a fare video così. Ok, riesco a adesso l'impresa, sciogliere il nodo. Raga, questo è un bel problema. Porca miseria. Ok raga, ce l'ho fatta. Questo è il test. È bellissimo ogni volta con questa voce, è pazzesco. Ok, ok, ok. Andiamo col primo numero. Andremo a chiamare Marika Ferrarelli. Vediamo se risponde. Ovviamente non inalo prima il coso, se no butto tutto l'elio perché ho solo questo. Pazzesco, ve lo giuro, mi diverto un sacco. Sembra ridicolo, ma è davvero divertente. 3, informazione gratuita. Grazie amica, ti amo. Marika, stai guardando questo video, complimenti. Proviamo a chiamare Marco Cellucci. Dai raga, non vi ascoltate così tanto, rispondete. Sto rimanendo male. Utente occupato. Chiara Xox, proviamo. Serio, se non risponde nessuno mi arrabbio. Pronto? No, dai. Uffi. No. 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 Uffa. Ci avevo sperato. Emi Life. Pronto? Pronto. Sei Emi? Mm. Sì. Perché? Chi parla? Sono una tua fan. Una? Una tua fan. L'ho trovato nei bagni. Va bene. Dai. Ciao, buona serata. A te. Dai raga, ma che cattivi, ma siete dei mostri, siete mostruosi, non si tratta così il proprio pubblico, mostri. Ok, vabbè, grazie, grazie comunque, grazie, però almeno lui carino ha risposto. Lucas Jim, ok, Lucas, se non mi rispondi te. Pronto? Pronto? Sei Lucas? Sono una tua fan. Ok, come devo prendere il numero? L'ho trovato nei bagni. Cosa? L'ho trovato nei bagni della mia scuola. Nei bagni della tua scuola? Volevo vedere se... se fossi tu. Chi sono io però? Che scuola fai? No, grande, possiamo fare una foto? Mi senti? Sì, ti sento. Come va? Tutto bene? Sì, tutto bene però. Sembra tipo una voce modificata. Quale? Meglio. No. Perché? La tua, ma... Stai insultando la mia voce? No, non sento insultando la tua voce, sto solo dicendo che sembra o fatta con l'elio, comunque... La sento insultata, io mi sento abbastanza insultata comunque. Mi dispiace. Ascolta, ma il tuo numero quindi lo posso vendere ai miei amici? Adesso che ce l'ho? Per favore? No. Così fa... Dai, così faccio un po' di soldi. Luca. Lucas, come va? A posto, tu? A posto. Mi hai riconosciuto? Sì.
Sì, tu voglio del figlio. Io? Tu voglio del figlio con l'elio. Dai, ma sei l'unico, sei tipo uno dei pochissimi che ha risposto. Davvero? Sì, alcuni mi hanno risposto, mi hanno detto ciao e se ne sono andati, ho fatto no. Allora, io all'inizio pensavo, o è tipo uno che ha trovato appunto il mio numero così, o tipo uno dei tecnici della team, quelle robe lì, no? Sì. Ma io tipo ero in doccia, sono uscito. No! Corri subito a vedere chi è. Va bene. No, ti giuro comunque, già dall'inizio ho capito subito che come fa a essere una voce di un ragazzo, di una ragazza normale? Vabbè, cioè, non lo so, uno ha la voce strana, cioè, non può insultare la persona. Come è che l'hai modificato? Con l'elio, col palloncino con l'elio. Ecco, vedi, ci ho azzeccato. Sì, grande, sei l'unico, l'unico che mi ha dato soddisfazione in questo video comunque, perché tutto il resto mi hanno attaccato, mi hanno insultata, quindi... Troppo forte. Dai, ci sta, saluta, un bel salutone. Bella YouTube. A posto, dai. Ciao, Stevie. Un bacio, ciao, buona doccia. Oh, raga, seriamente, l'unica persona che mi ha dato soddisfazione. Comunque sono triste perché il mio palloncino sta finendo, cioè, ho chiamato una decina di persone, per cui mi hanno risposto tipo in due. Adesso per ultima voglio andare a chiamare Martina, perché Martina è l'unica che mi dà tante soddisfazioni nella vita. Tanto che ho pochissimo elio, quindi devo vedere un attimo. Pronta? Oddio, ma chi è? Ali Superstar? Sì, perché? Oh mio Dio. Ma chiunque tu sia, dimmi che non è la tua vera voce. Sì. Oh. Pronto? No, vabbè. Ma che è un altro scherzo? Hola! Come va? Oh. Per favore, puoi smetterla di chiamarmi? Perché? No, perché solo oggi mi sono arrivate tre chiamate da numeri sconosciuti. Davvero? No, per finta. Perché non eri tu prima? Chi? Io chi? Tu hai il superstar. No. Ma perché c'è la voce così? Non mi ha riconosciuto. Così come? Raga, mi sei tipo stilotissima. Perché ho 9 anni. Ammazza. Ma non c'è la voce di una persona di 9 anni? C'è una voce alterata, tipo con un'applicazione. Sì. Allora, se è uno scherzo non è divertente, anche perché la stare studiando, quindi per favore, davvero, lasciami in pace, non chiamarmi più, ok? Ok, ciao. Ciao. Cioè, scusami, mi ha trattato, raga, ma davvero, ma Martina mi tratta sempre male nei video, quando faccio prank, tutte le occasioni sono buone per trattarmi male. Comunque, raga, siamo giunti alla fine di questo video. Ora, immediatamente, tutti quanti nei commenti mi dite innanzitutto se vi è piaciuto, perché mi sono divertita un sacco a farlo. Seconda cosa, mi elencate i nomi dei prossimi youtuber a cui volete che io faccia questo scherzo con l'elio, così che poi provvederò a chiamarli, eccetera eccetera, perché comunque tanti numeri li ho, cioè comunque li conosco abbastanza, le persone che in questo momento circolano su YouTube Italia. Quindi mi raccomando, lasciatemi tutti quanti i nick di queste persone qui sotto, così almeno la prossima volta li chiamo e ci divertiamo. Fatemi sapere appunto se vi è piaciuto questo video, così da portare altri episodi, perché seriamente è un botto divertente e potrei farlo con diversi ospiti, chiamando tipo i locali, ordinando cose. Cioè, raga, potrebbe diventare un format. Fatemi sapere assolutamente sotto nei commenti se vi piace l'idea. Detto questo, io spero che in qualche modo vi siete divertiti e vi è piaciuto il video. Se sì, lasciate un bel mi piace, mi raccomando. Allo stesso tempo, seguite tutti quanti i miei social network, trovate il link sotto in descrizione. Se non siete iscritti, iscrivetevi, un altro modo così siete ancora più belli. E niente, ragazzi, mi raccomando, ci vediamo sui video. Ah, spero qualche bello. Ciao, ciao, ciao. Oh, ancora te. Come va? Oh, non mi devi più chiamare, te lo giuro, ti scavo il tuo numero. Martina. Ma ce la fai? Ce la fai? Ce la fai? Ce la fai? È una voce familiare. Aspetta, non capisco chi sei. Già, infatti, nemmeno io. No, aspetta. No. Ridicola! Ridicola! Lo sai che prima mi era finito l'elio? Mi era finito l'elio e ho cercato di alterare la voce. Quindi in questo momento mi sento altamente insultata per la mia tonalità di voce. Va bene? Perché ho finito l'elio, non riuscivo più a fare. Allora ho fatto per fingere e tu mi hai insultato il suo tempo la voce. No, no, non hai idea. Cioè, oggi mi hanno chiamato tipo tre persone col privato. Non ce la faccio più. Sono arrivata io che ti ho distrutto la vita. Hai scelto il giorno peggiore. Poi non sembravi tu. Ma va. Chissà perché. Bene, bene, bene. Adesso possiamo finalmente stupida concludere questo video. Questa era la scena bonus che aggiungerò. Tu stai. Ah, non sapevi che. Ah, sì, sto.
sto registrando, sto registrando. Saluta, dai, dai, insulta, insulta ancora, dai, su, vai, divertiti. Ma io stavo a studiare. Ma non ce ne frega niente a nessuno. Vai a lavorare. Fallita. Ma ti fammi passare come la cattiva. Sei la cattiva tu, infatti, mostro. Basta. Ci vuole nessuno. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. 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 Basta, non parli più tu, va, è finito il video, ciao Martina, ciao, basta, ciao, 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 ciao. Oh, ecco, la mia rivincita.